Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video dedicato al tag 30 mesi di libri. Ormai sapete di cosa si tratta se mi seguite, comunque io in info box vi lascio tutte le informazioni relative a questo tag. E la domanda di oggi è: qual è il primo libro che hai letto? In realtà ho due libri da mostrarvi e vi spiegherò anche il perché. Il primo che io ho letto in assoluto è questo, La Fata delle Stelle. Questo è un libro di fiabe che era di mia mamma, che io ho letto quando ero alle elementari. È un libro vecchio, infatti vedete che ha anche lo scotch. Io lo sfogliavo quando ero alle elementari, ne ero molto affascinata. C'erano all'interno delle figure che mi piacevano tantissimo. Ve ne faccio vedere una, ecco qua. C'erano all'interno queste figure, quindi ero molto attratta da questo libro e essendo un libro comunque di fiabe, quindi era semplice da leggere, alla sera ogni tanto mi mettevo lì e leggevo questo libro. E questo è stato il primo libro che io ricordo di aver letto completamente da sola ed ero proprio una bambina, appunto, alle elementari. Invece il primo libro vero che io ho letto con consapevolezza e ho scelto io di leggerlo ed ero alle medie perché io ho iniziato abbastanza tardi a leggere, avevo già sui 14 anni quando ho cominciato a leggere. Il libro è questo, Cumuli di robe e di spade di Alberto Marchesi. Alberto Marchesi è un amico degli 883 e questo ve lo dico perché il titolo di questo libro è lo stesso titolo della canzone degli 883 Cumuli, che racconta la storia di questo ragazzo. Se voi andate a sentire la canzone Cumuli, ve la lascio in info box e fate attenzione al testo. Vedrete che il testo si riferisce a un ragazzo che è caduto nel tunnel della droga e che poi ne è uscito. Quindi se andate proprio a vedere le parole, potete fare questa associazione perché in effetti facendo attenzione si capisce che parla di un'esperienza del genere. Questo libro è stato scritto appunto da Alberto Marchesi, che è questo ragazzo, e racconta tutta la sua storia di come lui è caduto nel tunnel della droga, di come ne è uscito, del percorso terapeutico che ha fatto, delle paure che aveva, di quello che gli è successo. Quindi è un libro molto realistico, senza censure, perché comunque lui racconta proprio tutto quello che è successo, tutta la sua storia, quindi non è un romanzo, lui non taglia delle parti, racconta proprio tutta la storia. E devo dire che per essere il primo libro che io ho letto, e considerando anche che avevo 14 anni, quindi insomma ero una ragazzina, ho scelto un libro insomma tosto, di spessore, devo dire. Io sono venuta in contatto con questo libro perché questo ragazzo ha fatto il percorso terapeutico per uscire dalla tossicodipendenza al Centro di Solidarietà di Genova, che è un centro che si occupa appunto di percorsi terapeutici di persone con problemi di tossicodipendenza. Lui ha fatto appunto il percorso in questo centro e proprio in questo centro all'epoca mia madre lavorava. Quindi mia madre lavorava in questo centro, lo ha conosciuto, è venuta a sapere che era anche un amico degli 883, quindi in qualche modo è riuscita a farsi regalare questo libro. L'ha portato a casa, io ero molto affascinata dal fatto che fosse stato scritto dall'amico degli 883, perché comunque quando io avevo 14 anni gli 883 erano usciti da poco comunque, quindi io ero un gruppo nuovo all'epoca, quindi io li ascoltavo, mi piacevano, eccetera. E sono stata molto attratta dal fatto di avere un libro in casa scritto da lui. E quindi ho cominciato a leggerlo e devo dire che è un libro che mi è anche piaciuto molto, perché comunque la storia di questo ragazzo è intensa, lui racconta proprio delle emozioni anche intense, quindi sicuramente è uno di quei libri che se fosse ancora in commercio io vi consiglierei di leggere, però purtroppo non credo che si trovi più in commercio. Forse su eBay, usato, non lo so, io non l'ho più visto effettivamente in commercio. Però è un libro veramente particolare, veramente bello, anche se è molto forte, non è sicuramente un libretto leggero. Però insomma, questo è il primo libro che ho letto con consapevolezza, con scelta e insomma anche con piacere perché poi mi è anche piaciuto, nonostante il fatto che l'argomento fosse piuttosto tosto e piuttosto difficile, soprattutto per una ragazza di 14 anni degli anni 90, perché le ragazze di 14 anni negli anni 90 non erano le stesse ragazze di 14 anni di oggi. Adesso sono più sveglie, più disinibite, noi degli anni 80, 90, insomma, non eravamo assolutamente così, almeno la maggior parte, poi le eccezioni ci sono sempre. Va
Va bene, chiusa questa parentesi anche sulle ragazze degli anni 90, lasciamo stare. E io vi invito come sempre a fare questo tag se vi piace la lettura, perché è un tag particolare che vi farà riflettere con una domanda al mese, quindi è un po', insomma, particolare per questo. Bene, io mi fermo con questo tag. Fatemi sapere nei commenti qual è il primo libro che voi avete letto. Vi invito poi, come sempre, ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.